po' di criminalità svizzera. Anche l'altra volta è scendere da questo. C'erano gli svizzeri che andavano a Giovanetta. Sì, è vero, anche con le macchine. Oh, qualche borbottio lo fa anche col catalizzatore. Non è i livelli che è scatalizzata, però vabbè, make and got. Però è bello scendere sto pezzo. Vai fianco a fianco, finché morte non ci separi. Ho un pullman che sale dall'altro lato. Bello. No dai, che visione della vita. Che comunque coinciderebbe, penso, alla morte. No, beh, in realtà siamo nella nostra corsia, quindi... Bene, riportiamo qua dal Fluela. Perlomeno qui i laghi sono rimasti dall'anno scorso. Non sono spariti in una sorta di palude. La schiena mi fa ancora male. Sono le 6:05 di sera. Il che potrebbe consentirci di arrivare a Bema a un orario semi-decente. Semi-decente, non decente al 100%. Qua hanno fatto la variante. Ah, anche qua. Speriamo che si alzi un po' la temperatura, perché sennò devo mettermi la maglia a maniche lunghe. Beh dai, quando scenderemo un po' alla volta si aumenterà fino ad arrivare a Chiavenna, che ci sarà una bolla di calore devastante. Oh, quando dice adesso ci sono due belle curve, sbadabam, camper. Tac, camper. TG. Beh, perlomeno non è studio aperto. Dai Lady KTM, sturiamo il camioncino rosso! Ah, semaforo. Bello. Seraforo. Seraforo? Seraforo. Seraforo? Seraforo rosso. Serafino? Serafino! Aspetta che mi fermo qua, così lo brucio in partenza. Ma ti pare? Ma perché non puoi andare là? Perché se vado davanti a lui non vedo il semaforo. E se mi metto appena culo non riesco a passarlo in slancio. Invece così appena diventa verde scateniamo l'inferno. Cioè, per quello che 44 cavalli permettono. Mettiti già in posa aerodinamica. Guarda come lo brucia! Sarà spaventato? Boh, non lo so, si è fermato però. E lo taglia? Col coltello? Col tranello? Guarda! Anche questa è spettacolo, quella valle qua. Assomiglia un po' alla fine della Val Malenco, ma là ci sono i pini. Un po' di criminalità svizzera. Anche l'altra volta è scendere da questo. C'erano gli svizzeri che andavano a Giovanetta. Sì, è vero, anche con le macchine. Oh, qualche borbottio lo fa anche col catalizzatore. Non è i livelli che è scatalizzata, però vabbè, make and got. Mi piace la loro idea di guardrail. Utile. Qua non è che ti si incastra la moto, qua vai giù tu e la moto. Esatto.
L'unica cosa che va bene per quell'altezza lì sono i pullman. Sì, vabbè, lo tira giù subito appena ci va contro. Immagino di sì. Però è bello scendere sto pezzo. Sì. Vai fianco a fianco finché morte non ci separi. Ho un pullman che sale dall'altro lato. Bello. No dai, che visione della vita. Che comunque coinciderebbe, penso, alla morte. No, beh, in realtà siamo nella nostra corsia, quindi pensavo stessero cagando a bordo strada. Anch'io. Infatti ho guardato, però non so, il dubbio. Ho appena preso un deltaplano che è letteralmente esploso. Questo è chiuso in inverno, vero? Sì. Ah. Arriva qualcuno? No. Attention! Il primo italiano che si ferma per far passare una moto. Sì, molto strano in effetti. Ecco, quello ad esempio è rischiato. Questo arriva dalla Danimarca. Sì, comunque è bello arrivare dalla Danimarca con la bici caricata. Vienici in bici la prossima volta. Esatto. Cioè, così capaci tutti. Ma poi scusa, ma non è illegale il fatto che non si veda la targa? Eh sì, molto illegale. Ah, ecco. Sì, è completamente nascosta. Infatti il portabici che usavamo quando andavamo in Sardegna, la targa si vedeva. Oppure la stacchi e la leghi sulla bici. Non la lasci così. Così è proprio per delinquere. Tornantone? Tornantone golosone? Un po' di criminalità non fa mai male. Sì, in realtà già hai finito di tirare leggermente la terza, sei già oltre. Sì, esatto. Fammi il tornante all'interno, tu in centro strada, io fuori. Sto molto largo. Ferrari. Un Ferrari bianco. Che poca personalità uno che si compra un Ferrari bianco. Sì, infatti. E comunque qua è un cantiere continuo, Sì. Qua però a Svizzera è un po' male perché il cantiere c'era anche l'anno scorso. Ma non allo stesso punto. E leggermente più indietro, ma non è che hanno fatto tanta strada. Vabbè, sono stati chiusi in casa. E ho capito, 2 mesi. E infatti qua l'asfalto è un biliardo. Mamma mia, che strade che hanno. Top. Berna 666, attenzione. Attenzione. Bene, siamo arrivati praticamente alla fine del full helipass. Adesso appena qua giù ci sarà un bivio. A sinistra si va verso Resia e il confine con l'Austria. Noi andremo a destra verso St. Moritz. Siamo a Sush. Sushi, sushi, sushi. Toyota. Bene fans, siamo arrivati sulla statale che ci porterà fino all'Italia praticamente. Adesso dobbiamo solo che rimanere qui tutta la strada 80 all'ora fino al Maloja e poi si scende giù in Val Bregaglia, si entra a Chiavenna e si va verso Bema. Ho un ricordo molto lungo di questa strada. Anch'io. In tutto questo sono le 6:10, il che è relativamente presto in realtà. Sì, beh, ora creiamo casa, se passano 2 ore. Beh, un po' di più, arriveremo verso le 9. Sì, esatto. Stanno facendo tutta la ciclabile, quella che partiva in Austria. In Austria? Alla Martina iniziava. Ah. Non ti ricordi? No, dalla pista ciclabile no. Stavano facendo tutti i lavori che avevamo fatto anche un pezzo di sterrato. Ah. Ah, mi ricordo o a... Ah, mi ricordo dello sterrato. Flashback. Ma che roba? Enduro, attenzione! Che fico! Attenzione, France!
of flashback. Perché stavano facendo quella specie di pista ciclabile lì, pedonale, non so cosa sarà. Ciao semaforo, siamo qui, se diventi verde ci fai un favore. Ciao fans. Ciao fans. Sono le 7 di sera, siamo sul Maloja. Porca, un insetto mi si è posato sulla mano. Siamo sul Maloja, adesso sta un po' tramontando il sole, però oggi è giornata veramente spettacolo. Guarda qua che cielo blu. E tra l'altro sta salendo un pullman, non so cosa, che c'è il clacson tritonale e continua a fare la melodia. Vediamo se lo vediamo passare.